tutte e a tutti, bentornati in un nuovo video. Allora, ho dei libri in mano, ultimamente ci sto dando dentro con le letture, ma ho scoperto un libro molto bello che mi ha fatto pensare anche ad altri due. Spesse volte mi avete scritto di suggerirvi dei titoli di libri che parlassero appunto dell'amore per se stessi, delle difficoltà relazionali a livello di innamoramento, a livello di amicizie, a livello proprio di sentimenti. E ho avuto già modo di parlarvi di questo librino che si intitola Ti amo ma sono felice anche senza di te. È stato veramente un bel libro da leggere, piccolo piccolo, edizioni macro che tirano sempre fuori cose stupende. Penso che sia una tra le case editrici più belle per chi ama la crescita personale, diciamo le cose olistiche, no? Che riguardano anche la spiritualità, che riguardano la fede, che riguardano appunto lo sviluppo della persona anche a livello psichico, a livello emotivo. Ma oggi in particolare vi voglio parlare di un testo di Alberto Simone che si intitola La felicità sul comodino, piccoli segreti per vivere meglio ogni giorno. Allora, io questo libro l'ho iniziato a leggere da pochissimo, ma sono già molto molto impressionata dalle chicche che si trovano all'interno di questo libro. Devo dire che alcune cose sono ovviamente già sentite altrove, perché quando vi ritrovate a leggere un casino di libri sulla crescita personale, sullo sviluppo personale, alla fine gira che ti rigira, si trovano semplicemente diversi modi di trattare più o meno gli stessi argomenti. Perché? Perché gli argomenti che hanno a che fare con l'umano, i nodi che colpiscono sia la nostra psiche che la nostra anima, se vogliamo, che la nostra emotività, sono più o meno sempre gli stessi. Quindi psicologi, sociologi, persone magari che hanno a che fare appunto con la spiritualità, con la crescita spirituale, eccetera, alla fine si ritrovano a districarsi più o meno tra le stesse problematiche. La chiave per snodare determinate cose è sempre più o meno la stessa, poi magari ogni specialista trova un suo particolare modo, conia, diciamo, un suo metodo personale per arrivare allo stesso risultato. Però leggendo veramente tante tante cose, come è capitato a me nell'ultimo anno, un po' ci si ritrova, quindi qualcosetta forse vi risulterà già familiare, altre cose no, o perlomeno l'esposizione di tali cose è diversa rispetto a quello che ho letto altrove. Un altro libro di Alberto Simone lo trovate sempre in libreria e si intitola Ogni giorno un miracolo, eccolo qua. Qui c'è il segnalibro, quindi mi sono ricordata che esiste anche questo testo che dovrò acquistare. Allora, in particolare voglio leggervi un piccolo paragrafo che si intitola Modellandoti in cerca di amore. E poi vi dico perché chiaramente ci ho dovuto mettere insieme anche questi. Allora, sai, un neonato può sopravvivere senza cibo anche alcuni giorni, ma non se verrà privato di carezze e contatti fisici. In poche parole, se non riceverà amore. La mancanza di accudimento nei primi giorni di vita può causare gravi e permanenti danni fisici e psichici e in alcuni casi persino la morte. L'amore dunque, soprattutto all'inizio della vita, è molto più importante del cibo, come hanno dimostrato alcuni esperimenti condotti su scimmiette appena nate. E ritorniamo a un video che ho già fatto dove ho parlato dell'esperimento con i macachi che fece Arlo. Le scimmiette potevano scegliere tra una scimmia madre di metallo che erogava latte e un'altra di morbido panno che non dava alcun nutrimento. Sceglievano sempre la scimmia più morbida e più calda, rinunciando al cibo fornito da una madre fredda. È probabile che anche tu faresti la stessa scelta se ti trovassi nella necessità e nella possibilità di farlo. Il bisogno di ricevere amore è vitale per ciascuno di noi. È attraverso la scintilla dell'amore ricevuto che possiamo comprendere di essere benvenuti in questo mondo e che siamo degni di amore e profondamente buoni. Nel corso della vita il bisogno di amore, accettazione, approvazione ci induce a modellare il nostro carattere in funzione di una risposta positiva da parte degli altri. Avete capito che succede? Che modelliamo il carattere per ottenere amore e attenzioni. Un meccanismo legato al bisogno di sopravvivenza che può farci assumere comportamenti e atteggiamenti che ci allontanano da chi siamo davvero. Questo è veramente triste. Ecco dunque che, in un processo che diviene un vero e proprio baratto, cediamo un po' alla volta la nostra vera identità, sostituendola con un'altra che riteniamo più adeguata a farci ottenere ciò di cui abbiamo bisogno. Così accettiamo come nostra un'identità che non lo è, ritrovandoci con un partner sbagliato, a fare un lavoro che non ci piace o a riconoscere come autentici valori che non lo sono e che non ci rappresentano affatto. Per fortuna, a volte accade che la grande sofferenza dell'anima negata
riesca a svegliarci da questo autoinganno, dando inizio a un non facile e doloroso viaggio di ritorno verso la nostra vera natura. Io aggiungerei anche che non è soltanto la sofferenza grande dell'anima negata, a volte viene proprio un sintomo a ricordarci chi siamo. Quando arriva, che ne so, l'attacco di panico o l'esaurimento, eccetera, e si inizia a fare un serio lavoro su se stessi, si inizia a scavare, spesse volte ci si accorge di aver vissuto in modo completamente disallineato a quelli che erano i nostri bisogni primari, quindi i nostri valori, quindi valori non intesi come valori morali, etici, religiosi, eccetera, ma quello che è un valore per noi, cioè quello stato di comfort personale dato da situazioni, atteggiamenti, modi di esprimersi che sono proprio in linea con quello che vogliamo noi. Quindi molte volte il corpo violentemente ci rimette in linea. Siamo quasi chiaramente costretti a fare un tipo di lavoro verso di noi, insomma. Alla fine di questo viaggio i più coraggiosi troveranno la loro ricompensa, che è l'aver imparato ad amare se stessi, cominciando a perdonarsi per non essere riusciti a corrispondere a un ideale di perfezione che si era installato nella loro mente, nella falsa convinzione che essere perfetti fosse la sola possibile assicurazione su ricevere amore, riconoscimento e sostegno. Essere perfetti. Ma chi è che merita tutta questa perfezione nostra? Mi chiedo io. Chi è l'essere così migliore di noi da doverci costringere a diventare pressoché perfetti pur di essere amati da questo fantomatico personaggio? Ma de che? A Roma diciamo, ma de che? In realtà non sono la perfezione e il baratto a rispondere ai nostri bisogni, ma solo l'amore per noi stessi, ed ecco il segreto, che possiamo riaccendere in un processo di risveglio, consapevolezza e rinascita. Ecco il dono enorme della crescita personale, dello sviluppo personale, riscoprire se stessi al punto da poter amare se stessi e regalare a se stessi il tipo di vita, di compagnie, di stile di vita, chiaramente, di abitudini, di cose da fare o non fare, voler fare o non voler fare, che meritiamo, che ci piacciono, di cui abbiamo bisogno. Alla fine tutti i percorsi di crescita personale servono proprio alla riscoperta di questo nostro essere noi stessi e di poter così circondarci delle giuste persone, delle giuste situazioni, anche lavorative, anche di amicizia, eccetera, eccetera. Spesso anche facendo scelte crude, abbandonando amiche o gruppi di amici o addirittura familiari che possono essere per noi tossici, allontanandoci allo scopo chiaramente di preservare quello che è la nostra serenità. Io lo vedo anche nel mio percorso di tirocini con le mie coachee, molte di loro hanno finalmente scoperto quello che veramente volevano accanto, situazioni anche di fastidio, che magari non è significato poi rompere legami o cose, ma semplicemente finalmente dare voce a quelli che sono i propri desideri, che sono stati i propri desideri, esprimendo il dissenso su alcune cose che non volevano più fare o che davano fastidio. Quindi hanno avuto la forza di interfacciarsi comunicando in modo corretto i propri bisogni e hanno visto persone e situazioni cambiare e a loro volta sono cambiate, quindi è migliorato proprio il loro stile di vita. Si sono sentite più accese, più contente, più motivate, hanno ritrovato desiderio di lavorare magari o di progettare cose. È molto molto importante questo percorso qua. La capacità di comprendere che il bisogno di essere amati è alla base di molti nostri errori ci fornisce la spinta e la motivazione per perdonarci e riparare i danni che abbiamo fatto o che ci siamo procurati costruendoci un falso sé. Se cercheremo di essere sinceri, autentici, spontanei, riconoscendo i nostri limiti e mostrando al mondo anche le nostre fragilità, forse rischieremo qualche rifiuto, perché state tranquilli che se cominciate a dire quello che siete e quello che volete per davvero, qualcosa succede. Ma solo da chi non ci ama per quello che siamo davvero, quindi solo da chi si è nutrito fino ad oggi magari di quel falso sé che voi avete messo in piazza per poter racimolare un briciolo d'affetto e di consensi. In compenso troveremo nuovi amici e la vita ci apparirà più bella, facile e generosa. Sicuramente se siete voi stesse, le persone che poi avvicinerete saranno quelle allineate al vostro vero voi. E se riconosciamo noi stessi e i nostri bisogni più autentici, sarà più facile comprenderli anche per chi ci circonda.
I falsi amici e i rapporti sbagliati evaporeranno e magicamente cominceranno ad arrivare le risposte di cui abbiamo davvero bisogno per vivere un'esistenza piena e degna, per realizzare noi stessi e tutto quello che abbiamo sempre desiderato. Il mondo mostrerà la sua capacità di renderci felici, unendo incondizionatamente il suo amore al nostro. Questo è un concetto veramente bellissimo. È un modo, diciamo, di dire, in altre parole, che l'universo in qualche modo si allinea a quello che noi emaniamo a livello proprio di intenzioni, di energia, di gioia di vivere. Perché se tu cambi, anche il mondo magicamente cambia attorno a te. Questo è verissimo, ve lo straconfermo proprio, è una verità. Questo era il paragrafo di pagina 34 intitolato Modellandoti in cerca di amore, di questo bellissimo libro La felicità sul comodino di Alberto Simone, che vi raccomando. Ci ho voluto abbinare questi due titoli perché, come vi ho detto prima, sempre mi chiedete titoli e testi per imparare a volersi bene, per imparare a gestire meglio le relazioni, eccetera. Qui si parla di amore per se stessi, si parla di ritrovare se stessi e di mettere in piazza il nostro vero io allo scopo di vivere finalmente la vita allineata a quello che sono i nostri bisogni, i nostri valori. Questi due libri anche possono aiutarvi in questo percorso. Ti amo ma sono felice anche senza di te, di Jamie Giaramillo, sempre edizioni Macro, non so se si vede perché la luce è forte. E questo è un libro veramente particolare che vi parla dei danni della dipendenza affettiva, emotiva, eccetera. La dipendenza verso gli altri, le cose o le consuetudini è una delle cause principali della tua sofferenza, che come sappiamo ha come radice l'attaccamento, ok? L'altro libro è di Tiberio Faraci e si intitola Innamorati di te, guida all'autorealizzazione, sempre edizioni Macro, sono questi micro librini che costano 6,90, 7,90, sono prezzi proprio irrisori per dei libretti molto molto preziosi. Qui dietro dice la più grande storia d'amore che puoi vivere è quella con te stesso, liberati dei limiti che hai creato, impara a vivere felice. Una potente guida all'autorealizzazione che ha già cambiato la vita di migliaia di lettori. Un percorso che ci offre gli strumenti per diventare finalmente quello che avremmo voluto essere da sempre. Allora, Tiberio Faraci è tra gli autori più amati dai nostri lettori. I suoi libri dedicati alla crescita personale, all'amore e al perdono sono oramai dei best seller acclamati in Italia e all'estero. Quindi lui ha scritto altre cose che io non conosco. Vediamo se ve ne trovo qualcuna qui dentro, perché ci sono diverse pubblicità anche di altri libri, ma non questa. No, vediamo sulle prime cose, prime pagine. Allora, Ricomincia da te esiste anche, di Tiberio Faraci, ed esiste anche Ma chi ti credi di essere, qualunque cosa pensi sei molto di più, esiste anche Un cammino per diventare angeli, ed esiste anche Basta rinunce, puoi avere tutto ed essere felice. Credo siano titoli tutti molto molto succulenti e interessanti. Intanto io spero che con questi tre, vi ho dato già una wish list natalizia, per comprare qualche libro o per farvelo comprare, sono prezzi davvero sciocchi, addirittura 6,90 questo di Alberto Simone costa, quindi veramente poco. Anche l'altro non ve lo dimenticate, Ogni giorno un miracolo, sempre di Alberto Simone. E nei commenti gradirei mi scriveste quella che è la vostra relazione con le relazioni, cioè con gli affetti, con il problema dell'attaccamento, con il problema della dipendenza emotiva. Vorrei fare più video su questo argomento e ho studiato chiaramente anche qualcosa come life coach, quindi potrei sicuramente darvi anche delle tip, degli esercizi, delle domande, dei questionari, delle cose utili per andare un pochino più a fondo di questo problema qui. Quindi se mi mettete nei commenti le vostre necessità o le vostre idee condivise, sicuramente sarete utili anche alle altre persone che guardano questo video e che leggono i vostri commenti, ma soprattutto mi darete degli spunti per fare altri video dedicati su questo argomento. Io nel frattempo vi saluto, vi do un bacio grande, se avete bisogno di contattarmi, tutti i miei social sono linkati qui sotto nell'info box e anche la mia email personale. Un bacio grande, ciao!